Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Io sono Daniel Spanò e oggi andremo col terzo appuntamento della rubrica Inside Masterpiece. Parleremo di Black Sad. Intanto volevamo ringraziare la sede di Torino della Scuola Internazionale di Comics per l'ospitalità e prima di passare al video, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciateci un like, attivate la campanella. Ciao a tutti, mi chiamo Marco Ventura, sono uno sceneggiatore di fumetti e grafico editoriale. Lavoro nel mondo del fumetto da oltre ormai 10 anni, soprattutto in quello italiano, da poco anche per il mercato americano. Il mio personaggio, in un certo senso più famoso, se vogliamo, è un gatto nero. Che si chiama Norby, è un fumetto per bambini che insomma ha riscosso un certo successo nel corso degli anni. E oggi, ironia della sorte, vi parlerò proprio di un gatto nero, ma decisamente più atletico rispetto alla mia versione, che si chiama John Black Sad ed è un detective privato. Ciao Marco e grazie mille per essere qui. Allora, avresti voglia magari di iniziare? Una domanda che noi facciamo spesso, dalla storia dietro la storia, quindi come nasce effettivamente Black Sad e Guarnido e Canales, come si sono conosciuti, come è iniziata questa fortunata collaborazione? Allora, questo John Black Sad? È il protagonista di una serie a fumetti, strano, per cui effettivamente parliamo di fumetto, non ve lo sareste mai aspettato. Una serie di 5 volumi che sono usciti ormai, di cui questo è il primo, il primo è uscito nel 2000, nel lontano 2000, e effettivamente se ci fate caso sono già passati più di 20 anni e qualche pelo bianco sulla barba ce l'ho anch'io effettivamente. Ed è stato uno dei più grandi successi del fumetto francese in generale, ma anche del mondo del fumetto internazionale. Tra l'altro, la parola internazionale secondo me è molto calzante nei confronti di questa serie, perché? Perché sembra l'inizio di una barzelletta. Ci sono due autori spagnoli che vanno da un editore francese per proporre un fumetto ambientato negli Stati Uniti. E sì, effettivamente mancano solo i carabinieri, il carabiniere e via discorrendo, sarebbe perfettamente una barzelletta da Gino Bramieri. Allora, tu di giorno vantava la propria macchina al bar, no? Dava il caffè. Oh, era, ciao, ciao, che macchina, ragazzi! Che macchina! Milano-Varese, 14 minuti. Il giorno dopo tornava. Ragazzi, che macchina! Milano-Varese, 11 minuti. L'altro giorno, ragazzi, che macchina! Milano-Varese, 8 minuti. Sta via una settimana, dopo settimana ritorna. Ciao, ciao, come va la macchina? Venduta. Perché? Cosa andavo a fare tutti i giorni a Varese? Detto questo, però, dato che dobbiamo parlare oggi di questo fumetto qui, volevo appunto approfondire un attimo questi aspetti. Perché? Intanto i due autori, come vi dicevo, sono spagnoli e sono, in un certo senso, grazie a questo fumetto, sono diventati effettivamente due veri maestri della non arte. Lo sceneggiatore si chiama Juan Díaz-Canales. E tra l'altro, come spesso accade in queste situazioni, non ha proprio iniziato dai fumetti, perché ha iniziato con l'animazione, con il cinema e con l'animazione. Lui aveva fondato uno studio in Spagna, con il quale ha poi avuto l'opportunità di conoscere Juanjo Garnido, il disegnatore di Black Sad, con cui poi hanno fondamentalmente dato inizio a questo sodalizio davvero niente male. Anche Juanjo Guarnido effettivamente veniva in parte dal fumetto, perché aveva fatto qualche lavoro per la Marvel, ma insomma, come si dice in questi casi, niente di serio, ecco, no? Come uscire una volta con una ragazza, ma fermarsi un attimo al primo appuntamento. Garnido però, anche lui viene dall'animazione perché poco dopo aver conosciuto Canales è finito in Francia per lavorare su un film d'animazione della Disney che era Tarzan. In particolare Garnido era uno dei capi animatori dietro a uno dei personaggi del film Tarzan, che era uno dei cattivi fondamentalmente, il Sabor. Dopo
Dopo tutto questo, visto il grande successo che ha avuto il film, visto anche che probabilmente Garnido si voleva magari sparare per aver visto i tempi e i modus lavorativi della Disney, è tornato dal nostro caro amico Canales e ha detto: «Ehi Juan, che ne dici, ci beviamo una birra e prepariamo un fumetto?» Che è più o meno, vi posso assicurare che nel mondo del fumetto le grandi collaborazioni nascono sempre così, giuro. E Juan, che probabilmente aveva voglia di una birra e di fare fumetti anche lui, ha detto subito, e hanno iniziato a buttare giù idee per progetti vari, tra cui effettivamente anche lo stesso Black Sad. Sono andati un po' in giro per il mondo proponendo questa storia, finché non sono arrivati di nuovo in Francia dall'editore Dargo, il quale ha detto sì, e nel 2000 effettivamente hanno esordito con questo fumetto. Tra l'altro la cosa interessante appunto è che due autori spagnoli che pubblicano in Francia, al di là del fatto che appunto potesse all'inizio sembrare una barzelletta, in realtà è stata una cosa veramente importante e che hanno tra l'altro un grande successo con un gatto, perché di solito, come si dice in questi casi, con i gatti nei fumetti si vince sempre facile, e io lo so bene, sono riusciti effettivamente a aprire una breccia in questo mondo un pochettino più chiuso. E questo ha portato poi a una grande internazionalizzazione, no? del mondo del fumetto francese, aiutati poi anche qui dall'altro invasore esterno, che erano i manga giapponesi. Ma questa è un'altra storia. E di cosa parla il nostro Black Sad? Black Sad è un fumetto noir che ha per protagonista un gatto nero. Haha, noir, gatto nero, l'avete capita? Bravi. Ok Marco, va benissimo il genere noir, ma 250 pagine di storie noir, secondo me, dopo un po', potrebbero risultare un tantino pesanti. Oltre a questo, quali sono le altre tematiche? C'è qualcosa di sociale, qualcosa di innovativo? Di cosa parla fondamentalmente questo fumetto? Allora, di cosa parla Black Sad? Sono, dicevo, delle storie noir, delle storie in realtà noir, se vogliamo, più hard boiled. Non so se avete presente i romanzi di Raymond Chandler, Philip Marlowe, insomma il personaggio Philip Marlowe, eccetera. Sono anche delle storie che hanno per protagonisti animali antropomorfi, quindi si potrebbero definire, ora vi farò molto ridere, furry. Lo so, con la mia R fa effettivamente molto ridere. Meno male che non sono storie horror, se no sarebbe stato un disastro totale. E dicevo appunto, sono storie che hanno per protagonista questo detective privato, che è per l'appunto lui. Ve lo faccio anche vedere, Zanzan, eccolo qua. John è un detective privato, si muove negli Stati Uniti degli anni 50, quindi post seconda guerra mondiale, periodo maccartista, se vogliamo, e periodo anche di grande rivoluzione culturale e anche di grandi asperità, si dice asperità, periodo anche di grandi lotte razziali. Perché negli Stati Uniti negli anni 50, la comunità 50-60, in realtà ancora adesso lo sappiamo benissimo, la comunità nera ha sempre cercato di, come dire, di rivendicare i suoi diritti. E John, essendo un gatto nero, anche se ha il suo, come dire, il suo muso bianco, se vogliamo, finirà invischiato anche in queste storie. La saga di Black Sad si compone al momento di 5 volumi con 5 storie differenti. Non c'è effettivamente una trama orizzontale, ci possono essere dei riferimenti da una storia all'altra. E in questo, tra l'altro, riprende appunto molto le Pulp Fiction degli anni 20, degli anni 30, in cui c'era per appunto un unico personaggio che viveva effettivamente delle storie investigative, quindi in un certo senso in ogni puntata c'è un caso nuovo e in ogni puntata scopriamo sempre un po' della vita e della storia del personaggio. In questo effettivamente tutte gli episodi di Black Sad, in ognuno di questi c'è sempre qualche piccolo accenno al passato del nostro protagonista. Protagonista che, anche qui, per ricalcare lo stereotipo sempre degli anni, delle storie noir e hard boiled degli anni 30 e 40, è un duro, è un cinico, è disincantato fondamentalmente, ha un passato misterioso, ha un suo codice morale che segue molto 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 fedelmente, e questo tra l'altro è non sempre tra l'altro un codice morale giusto. Black Sad non è necessariamente un personaggio perfettamente positivo, e di questo, senza farvi spoiler, io vi invito veramente a leggere il primo episodio, perché il finale del primo episodio è perfetto in tutto questo.
E anche tra l'altro tutti i personaggi che troviamo intorno a lui in un certo senso rievocano queste, hanno tutti più o meno queste caratteristiche. Non ci sono mai personaggi buoni o cattivi, ma come ci dice il titolo del primo episodio, tutti si muovono da qualche parte fra le ombre. Tra l'altro un'altra cosa ovviamente che contraddistingue i fumetti di Black Sad è un fortissimo uso della voce fuori campo, o meglio della voce interiore del protagonista. C'è un passo che secondo me che vi voglio anche leggere, proprio due battute proprio prese dal primo episodio, che sono secondo me perfette per quello che è la caratterizzazione del personaggio. Ve le faccio anche vedere perché parliamo di fumetti, quindi bisogna anche far vedere quello di cui si parla. C'è John nel suo ufficio. E lui, mentre si fuma una sigaretta nel suo ufficio polveroso, dice: «Una stella è scomparsa, lasciando al buio il mio passato, nascosto da qualche parte fra le ombre, e nessuno può vivere senza il suo passato. Là fuori si nascondeva il colpevole di almeno due morti, quella di una persona e quella dei miei ricordi, e quel bastardo l'avrebbe pagata». In queste tre didascalie, secondo me, c'è tutto il personaggio. E questo, tra l'altro, secondo me, è una cosa molto bella. È una grande lezione che viene dal cinema. In poche parole, in poche battute, si delinea già il carattere di un personaggio. Questo tra l'altro è proprio all'inizio del primo episodio, quindi noi sappiamo dopo poche pagine qual è il carattere di John e cosa aspettarci effettivamente da tutto il primo episodio e in realtà poi anche dai successivi. Una delle chiavi di successo di Black Sad è sicuramente la scelta di utilizzare animali antropomorfi, proprio il genere furry come tu stesso l'hai definito prima. Quindi sorge una domanda un po' spontanea: come si associa il carattere di un personaggio all'animale e c'è uno studio di questo all'interno di Black Sad? Allora, ho citato prima gli animali, effettivamente gli animali antropomorfi. Black Sad fa un utilizzo molto speciale e particolare di questo sottogenere che è molto tipico del fumetto. Tra l'altro non è un genere narrativo, ma è un genere effettivamente molto grafico. Ed è un genere tipicamente fumettistico perché fin dall'alba dei tempi del fumetto, ormai dai primi del Novecento, utilizzare personaggi con le fattezze a metà umane, metà animalesche, era molto potente visivamente parlando. Era una cosa che in letteratura era, sì, si poteva fare tranquillamente, ma devi andartelo a immaginare un animale antropomorfo. Il cinema degli albori, figuratevi, ci saremmo visti delle cose terribili come tipo nei primi film di Tarzan o altro, per dire. Invece il fumetto fin da subito ha fatto questo ampio uso. Tra l'altro, combinazione, sempre perché con i gatti si vince sempre, pensiamo agli Stati Uniti, quindi a Crazy Cat, pensiamo a Felix the Cat, se vogliamo, e pensiamo, parlando di animali antropomorfi, a Mickey Mouse, a Donald Duck. Qual è la differenza sostanziale rispetto a Black Sad? Intanto, questi che vi ho citato erano tutti fumetti, bene o male, comici, umoristici, nella loro accezione principale. E soprattutto, ok, c'erano degli animali, ma che Mickey Mouse fosse un topo ci cambia niente. Paperino poteva chiamarsi Donald Dog e probabilmente avrebbe fatto anche l'indagatore dell'incubo un po' sfortunato, ma sarebbe servito a poco. Black Sad invece è un gatto nero. Perché questo? Come vi dicevo, è un gatto nero ed è un detective privato. Siamo negli Stati Uniti degli anni 50, i neri sono ovviamente un po' emarginati. Quindi già questo ci dà subito una psicologia del personaggio, ce lo inquadra già subito. Ma poi noi, almeno io, ho avuto tanti gatti, eccetera, spero che anche tra voi che guardiate questo video sia pieno di gattari oggi, sapete che i gatti sono animali schivi. Non è che si mettono quando arrivate, come dire, vi fanno le feste, quant'altro, eccetera. Anzi, quando arrivate magari vi guardano, vi giudicano e poi si girano dall'altra parte. Per cui in realtà è perfetto se vedete la psicologia di questo di un animale, si riflette benissimo nella psicologia del personaggio. Ed è questa la cosa, secondo me, fantastica di Black Sad. Tutti i personaggi sono tutti animali,
L'animale particolare riflette già subito la psicologia del personaggio. Quindi io basta solo che veda nella prima vignetta un animale serpente e già subito posso pensare che sia magari un viscido. Se vedo per esempio un cane, posso pensare che sia magari un pastore tedesco, come il capo della polizia, con il capo della polizia che è un grande amico del protagonista, posso pensare già subito che sia un animale un pochettino ligio al dovere, cane da pastore, quindi deve condurre il gregge, le pecore, tenere a bada il recinto e cose di questo genere. 2 secondi e io so già con che personaggio avrò a che fare. E questo mi dà il là per parlare anche di quello che è il mio episodio preferito della saga, che è il 2° episodio, che si intitola Arctic Nation. E questo episodio si basa proprio fondamentalmente sulla contrapposizione tra animali dal pelo bianco e animali dal pelo nero. E tutta la storia è ambientata nella tipica cittadina di provincia americana di quegli anni, quindi anni 50, bigottismo e quant'altro. No, non me ne vogliate, cittadini della provincia americana, scusatemi, non voglio assolutamente seminare zizzania tra di voi, in cui John viene chiamato da una maestra per ritrovare una bambina smarrita, una bambina nera. Ed è per questo che la polizia locale non partecipa più di tanto alle indagini, perché la polizia locale è capeggiata da un orso polare bianco che si chiama Carup, e questo lui fondamentalmente sarà un po' il villain della situazione. È un uomo di legge, è vero, ci tiene al benessere della comunità, ma al tempo stesso, proprio perché è un orso polare, è un violento, è uno che si fa sopraffare in un certo senso dall'ira. E soprattutto il fatto che sia bianco lo mette in grande contrapposizione invece con tutta la comunità nera. C'è anche tutta poi una parte legata ad un gruppo di persone che rivendicano i diritti dei neri, che si rifanno alle pantere nere di Malcolm X. E questo, e poi ovviamente non vi svelo tutta la trama, perché è secondo me appunto uno degli episodi più belli, dove c'è tutto, c'è la storia investigativa, c'è azione, c'è anche sesso, tra l'altro, quindi io ve lo voglio dire. Ok, arriviamo a quello che secondo me è un punto molto importante di tutto il progetto Black Sad, ovvero la sua parte grafica, il suo character design e soprattutto i suoi codici colore. Ti va di parlarcene un po' e di spiegarci cosa c'è dietro queste scelte? Beh, l'aspetto grafico comunque di Black Sad è effettivamente poi una delle cose che più colpiscono inizialmente del fumetto. Come si dice nei fumetti, l'aspetto grafico ti colpisce, la storia ti rapisce. No, non è vero, non si dice così, ma secondo me è un motto molto divertente da dire. Però in realtà è molto vero, fidatevi. E in realtà, ecco, io ho conosciuto Black Sad proprio per via dell'aspetto estetico, perché io ricordo, piccolo aneddoto time, questa Lucca Comics di ormai praticamente 10 anni fa, effettivamente, è una delle mie prime Lucca Comics, ero andato a vedere una delle mostre bellissime che organizzano, ed era proprio una mostra dedicata ai disegni di Guarnido su Black Sad. Me ne sono innamorato e poi, dopo aver visto la mostra, maledetti, sono andato subito allo stand della Rizzoli a comprare tipo tutto quello che era possibile comprare di Black Sad. E lì effettivamente poi mi sono accorto che oltre ai disegni effettivamente c'è di più. Però adesso appunto volevo parlare un attimino dell'aspetto grafico. Perché è così bello? Intanto perché è un disegno realistico, estremamente realistico, anche se si parla di animali antropomorfi. E tra l'altro gli animali antropomorfi, che secondo me hanno una particolarità, è vero, tutti gli animali hanno le loro caratteristiche fisiche riflettono la loro personalità, al tempo stesso sono anche caratterizzati secondo me in una maniera molto interessante, che si rifà anche forse un po' agli albori del fumetto, perché i personaggi maschili sono molto animaleschi, per quanto abbiano un corpo effettivamente da uomo, eccetera, ma il muso, il volto è molto somigliante alla controparte animale. I personaggi femminili anche sono in realtà caratterizzati, sono più umanizzati da un punto di vista grafico. Perché? Perché hanno i capelli. E questa è una sciocchezza, ma se ci pensate, quando voi vedete, per dire, un cane da lontano, voi riuscite a capire se maschio o femmina, per dire, anzi, forse più che un cane, che magari la corporatura potrebbe un po' ingannare, un gatto. O andate di vicino
gli alzate una gamba e vi beccate un'artigliata in faccia per averlo fatto, oppure vi rimarrà, come dire, un po' il dubbio. Guarnido fa effettivamente questa cosa molto, secondo me, molto semplice ma molto efficace, di effettivamente dotare quasi tutti i personaggi femminili, veramente sono forse la quasi totalità, di capelli per differenziarli. E in realtà grazie a questo piccolo espediente grafico, tra l'altro, hanno un aspetto effettivamente più umano. Ma in realtà poi la cosa veramente, secondo me, fantastica della saga di Black Sabbath da un punto di vista grafico e l'uso dei colori. In parte perché, vabbè, si vede, Guarnido usa degli acquerelli, secondo me, fantastici. Ogni pagina cade un attimino la mandibola. Ma poi i colori, no? Anche qui, come gli animali antropomorfi non sono usati a capocchia, anche i colori hanno una loro valenza narrativa. Perché? Perché ogni episodio corrisponde un colore differente. Per esempio, il primo episodio, da qualche parte fra le ombre, utilizza il nero come colore principale. Infatti, questo ci riporta già subito al fatto che il protagonista è un gatto nero, ci riporta al fatto che è un noir, ci riporta al fatto, come tra l'altro ci dice una delle battute finali della storia, ogni personaggio ha un suo lato oscuro. E in questa storia effettivamente tutti hanno un lato oscuro, dai buoni, ovvero da John Black Sad, da Smirnov, il cane capo della polizia, ai cattivi, tutti quanti hanno un lato oscuro. E questo ci viene effettivamente reso anche in maniera, anche graficamente, in maniera molto espressiva. Il secondo episodio, Arctic Nation, bianco. Tra l'altro è ambientato in un paesino d'inverno, quindi ci sono un sacco di scene innevate all'interno, e anche qui il bianco e nero, contrapposizione tra animali dal pelo bianco e animali dal pelo nero, razzismo. Di nuovo i colori ci raccontano una storia. Il terzo episodio si intitola invece Anima Rossa, e qui, vabbè, dal titolo già effettivamente avrete capito molto sagacemente qual è il colore dominante. E il rosso perché? Perché si parla di comunismo, di maccartismo. Tra l'altro uno, diciamo, dei, anche qui, il villain della situazione è un gallo, quindi che si rifà un po' al senatore McCarthy, il gallo con la cresta rossa, se vogliamo. Ma in realtà il rosso è anche il colore del fuoco, il fuoco delle fiamme della bomba atomica, perché anche questo è uno dei temi del fumetto. E anche il rosso di un quadro che si intitola proprio Anima Rossa all'interno della storia, ma è anche il colore dell'amore, perché questa è l'unica storia in cui John avrà effettivamente, senza fare spoiler, una storia sentimentale. Il quarto episodio invece, L'inferno, il silenzio. Vedete dalla copertina, anche qui, il blu, l'azzurro, sarà il colore principale della storia, che si riflette in due momenti. In primis il fatto che, diciamo, l'oggetto della ricerca di John, che è questo cantante pianista jazz, molto famoso, di nuovo anche qui scomparso, o latitante se vogliamo, per tutta la storia ha una camicia blu, super riconoscibile, che in un certo senso buca anche letteralmente le pagine. Ma poi il blu, anche solo per assonanza, riporta al blues. La storia è ambientata a New Orleans, che è un po' la patria appunto del blues, del jazz negli Stati Uniti, ed è tutta una storia basata effettivamente sulla musica e su questo particolare genere musicale. Il quinto e ultimo episodio per ora della serie invece è Amarillo. Qui, anche qui, il giallo è il colore in qualche modo che la fa da padrone in questa storia. In questo caso qui è il giallo. Amarillo, tra l'altro, è una città americana realmente esistente, che si chiama così per via di questi campi intorno a sé pieni di fiori gialli. Tra l'altro Amarillo in spagnolo effettivamente significa anche giallo. Giallo anche perché il coprotagonista, anche qui di nuovo l'oggetto della ricerca di John, è un leone, un giovane leone, quindi dalla criniera effettivamente giallastra. Questo giovane leone però è anche un astro nascente della scrittura e della prosa negli Stati Uniti. Nella storia fa parte un pochettino di quella che è la beat generation degli autori americani. E quindi, di nuovo,
un qualcosa che risplende, ma che al tempo stesso finirà in un certo senso per bruciarsi, come molti autori proprio di questa corrente letteraria. Abbiamo capito che Black Sad è stato un successo di proporzioni europee, se non addirittura mondiali, e infatti è un successo che non si ferma soltanto al fumetto. In che altri media è arrivato questo brand e i prodotti sono validi? Allora, a cavallo le gambe come Sharon Stone per darmi un tono, devo dire. Black Sad, abbiamo parlato di fumetti, ma il fatto che sia un grande fumetto di successo ha fatto anche in modo che scavalcasse i confini del fumetto. E infatti, questo tra l'altro è una cosa che è riservata, secondo me, proprio solo ai grandi successi della storia del fumetto. Ed è curioso perché è una cosa che accade molto con i manga giapponesi o con i fumetti americani, meno con i fumetti europei. Infatti, Black Sad è diventato un gioco di ruolo, tra l'altro anche qui sempre realizzato da autori spagnoli, dove si riprende fondamentalmente l'ambientazione della saga. E tra l'altro è un gioco di ruolo secondo me interessante che riprende un po' il sistema di gioco di Vampiri, la Masquerade, quindi dove bisogna tirare fondamentalmente. Ogni azione è regolata anche qui dal lancio dei dadi. Per quanto sia un gioco molto narrativo, questo bisogna dirlo, ogni azione è regolata dal lancio di una vagonata di dadi, effettivamente come in dadi tutti uguali, come in Vampiri. Però una cosa interessante, è un gioco che vi consiglio di giocare effettivamente se avete un bravo narratore e che sappia immergervi effettivamente in una storia molto coinvolgente. Ma poi Black Sad è diventato anche un videogioco. E si intitola Under the Skin, tra l'altro è uscito da anche questo da pochissimo, devo dire, da 2 anni, mi suggeriscono dalla regia. Grazie regia. È un gioco, tra l'altro, che anche questo è molto interessante perché è uno di quei giochi che sono venuti di moda negli ultimi anni per via della saga di The Walking Dead, perché è il classico gioco investigativo con scelte, un gioco anche qui molto narrativo, con scelte multiple, e in teoria le scelte che noi compiamo durante l'indagine, perché poi anche lì si tratterà poi di aiutare, di impersonare John nel risolvere un'indagine, porteranno in teoria a finali differenti. E anche qui non vi faccio spoiler. E questo per dirvi, per arrivare proprio alla chiusura, Black Sad è una serie a fumetti che ha segnato veramente, secondo me, un punto di svolta nel mondo del fumetto francese e nel mondo del fumetto europeo in generale. È una serie che l'unico mio, tra virgolette, al momento rammarico è che non ci sia una vera chiusura, ma chi lo sa, so che gli autori sono al lavoro ormai da tempo immemore su nuovi episodi, chissà se effettivamente chiuderanno questo grande arco narrativo, perché John Black Sad è un personaggio che meriterebbe effettivamente una degna chiusura e un finale adatto a quella che è la bellezza delle sue storie. Bene, grazie Marco. Ovviamente noi proporremo alla Disney Italia di fare un personaggio che si chiama Donald Dog, perché secondo me è fantastico. Ora sai già cosa devi dire ai nostri spettatori. Bene, siamo arrivati alla chiusura di questo video e sempre dalla cara e beneamata regia mi dicono che dovete fare una serie di azioni fondamentali per la vostra sopravvivenza. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate un commento al video, adottate un gatto, se avete già un gatto pettinatelo e coccolatelo e lasciatevi giudicare. Se non farete niente di tutto questo, sappiate che riceverete una visita dal Cobra Kai. Oh, che poi Black Sad è anche uno dei miei fumetti preferiti perché è pieno di citazioni, anche citazioni Disney, e citano il mio cartone animato del cuore che è Robin Hood. Perché nel quarto episodio, sai che prima parlavo del blues, eccetera, tra i personaggi c'è anche un gallo che fa il menestrello, che praticamente è il cantagallo di Robin Hood. Ti ricordi la musichetta?